Qual è il vostro obiettivo all'interno di questa nuova scuola di gestione immobiliare? Il nostro obiettivo è quello di creare dei manager immobiliari, tra l'altro acronimo dal quale poi prende nome la nostra azienda, che rispetto all'amministratore di condominio è una figura professionale completamente diversa. La nostra azienda è convinta che oggi per gestire i mobili e non amministrarli servano competenze trasversali che non sono oggetto di nessun pacchetto formativo o piano formativo presente sul mercato. Quindi il nostro contributo a questo progetto, che riteniamo essenziale ed importante, va nella misura di fornire quelle indicazioni che riteniamo essere essenziali per la formazione di un manager, al fine poi di avere soggetti formati da poter introdurre in aziende e da poter portare sul mercato. La formazione dell'amministratore di condominio è oggi tipicamente una formazione tecnico-giuridica, tant'è che le associazioni erogatorie di corsi focalizzano circa il 70% della loro formazione sugli aspetti giuridici del codice civile. Noi crediamo che, essendo il talento dell'amministratore quello di gestire una comunità di persone che abitano all'interno di un edificio che presenta oggi più che mai notevoli problematiche, sia di carattere tecnico che di carattere proprio gestionale e manutentivo, siano molte altre le skill che devono essere attribuite a un gestore, che spaziano dall'organizzazione aziendale alla gestione della comunicazione, alla gestione dei conflitti e alla negoziazione. All'interno di questo percorso formativo andremo a introdurre tutti questi elementi che oggi sono assolutamente carenti e mancanti, sul mercato. Presidente, è un giorno importante e un grande riconoscimento anche della vostra esperienza nel campo gestione immobiliare. Beh, decisamente sì, un giorno importante perché i ministri della Repubblica di San Marino hanno compreso quello che i governanti italiani ancora stanno trascurando, che il governo del territorio non può prescindere dal governo delle unità che compongono il territorio. Si fa tanto parlare di smart cities, ma non può esserci smart city se non c'è uno smart condominium, perché poi è il condominio che compone, le aree urbane più rilevanti. Partendo da questo, il territorio può essere gestito con più razionalità, con minore incombenze e peso per la pubblica amministrazione, perché si pensi agli allagamenti che stanno avendo luogo. Insomma, se ogni condominio tenesse pulite le proprie alberature, i propri scarichi, le fogne e quant'altro, probabilmente tutta la città le avrebbe più efficienti. La Repubblica di San Marino ha dimostrato grande sensibilità perché ha compreso che oggi qualunque tipo di opportunità in un'era così complessa è legata alla conoscenza e alla disponibilità di conoscenze che altri non hanno. Quindi siamo veramente grati dell'opportunità che ci è stata data. Stiamo lavorando a un progetto molto ambizioso che addirittura potrebbe sfociare in una laurea triennale in ingegneria gestionale. Quindi ben oltre quanto ci saremmo aspettati, i lavori sono in corso. La Sintec è la prima società che sforna gestori immobiliari in Italia. Che cosa ne pensate? Insomma, quali sono i benefici e quanto tempo ci vorrà? Beh, la Sintec ha impiegato molto tempo, però diciamo che con gli errori commessi in passato, e davvero non pochi, potremo probabilmente contribuire per la produzione di percorsi formativi qualificati già nell'immediato. Poi è chiaro, un soggetto che intraprende un percorso può ritenersi formato con un triennio, come quello che stiamo pianificando. Sicuramente non più e in nessun caso con corsetti propugnati da questo e da quello, dove con 30 ore si manda in giro qualcuno dicendogli che può gestire le case e gli interessi degli italiani come se fosse un corso di cucito. La gestione immobiliare è altra cosa, gli italiani meritano gestori qualificati che si prendano le responsabilità in termini di risultato. Se l'amministratore sbaglia, l'amministratore paga. Si è parlato questa mattina della differenza fra l'amministratore di condominio e il gestore immobiliare, perché mentre l'amministratore amministra, il gestore praticamente deve avere un incentivo a mettere il condominio e quindi i singoli condomini in una situazione di risparmiare sulle bollette energetiche e comunque di avere un comfort abitativo migliore. San Marino ha colto questa opportunità perché, essendo piccola, una piccola repubblica, non è, come dire,
non ha i problemi burocratici che abbiamo nelle università italiane, quindi sono riusciti a creare in poco tempo un consenso fra il Ministero dell'Istruzione e alcuni docenti delle università italiane, una ipotesi di progetto. Stiamo parlando di progetto, non c'è ancora ufficialità, però l'intenzione è quella di creare un percorso di una laurea breve di 3 anni, che sarebbe un primus nel nostro paese, o meglio nel paese di San Marino, ma comunque chi viene formato può evidentemente operare in territorio italiano. Giornata importante, organizzata anche dal Consorzio Convalido. Che cosa viene presentato quest'oggi qui a San Marino? Per la prima volta il Consorzio Convalido esce dai confini nazionali, noi lavoriamo in tutta Italia, ma ci piace tanto essere qui oggi. L'idea è che anche San Marino debba avere una legge, come è appena stata fatta in Italia, la legge 220 sulla riforma del condominio, che è entrata in vigore da noi in Italia il 13 giugno del 2013, e oggi è il primo passo per farla anche a San Marino. Oltre a questo, quasi viene tenuta a battesimo l'associazione degli amministratori di condominio sammarinieri, ASA, che è il nome almeno provvisorio che dovrà avere, Associazione Sammarinese Amministratori di Condominio, e la cosa forse più concreta e importante è l'embrione di quella che si può definire l'Università del Condominio a San Marino, quindi una vera e propria corso di laurea triennale fatta con la facoltà di ingegneria, quindi ingegneria gestionale, che verrà fatta qui col patrocinio di altre università italiane, Parma, eccetera, e che quindi è una cosa veramente importante ed è la prima in Italia. Un'offerta formativa molto importante, dove sono già convenzionate le principali associazioni di amministratori di condominio. Esattamente, sono presenti in sala 7 presidenti nazionali di associazioni di amministrazione condominiale, che vengono da tutta Italia, perché hanno fatto la convenzione con Ecoarea e con lo Stato di San Marino per dare vita, per trovare alunni a questo corso. Praticamente queste associazioni fanno i corsi di base, quindi ai ragazzi che cominciano l'avventura della professione di amministratore di condominio. L'università chiaramente è il follow up di questo, è il percorso finale di questo grande percorso formativo che porta a diventare manager immobiliari. Sicuramente la condivisione di questo progetto formativo, quindi la formazione è sicuramente un elemento che distingue una figura professionale che sta subendo delle innovazioni e di conseguenza necessita di un'evoluzione a livello di progetto informativo, per cui programmi, metodologie e tutto quello che può contribuire allo sviluppo della figura professionale dell'amministratore, che in Italia comunque ferma da anni. Non dimentichiamo che finalmente dopo 40 anni è stata messa a mano a quello che è il codice civile in materia condominiale. Ma guardi, i reali benefici sono questi. Confassociazioni in poche parole racchiude tutte le professioni non regolamentate in albi, in ordini e collegi, ma racchiudendo tutte queste professioni cerca di, nella pluralità delle richieste del mercato, cercare un attimino di tutte le associazioni aderenti a Confassociazione avere un potere contrattuale maggiore, soprattutto quando ci sediamo al tavolo delle trattative. Come purtroppo succede in tutte le professioni, quando si va sulle tavole delle trattative e ognuno cerca di apportare l'acqua al proprio mulino, tutti riescono a portare qualche goccia al proprio mulino, ma questa goccia non riesce ad avere la forza per far girare le pale. Quindi sicuramente tutte le aziende, le associazioni che aderiscono a Confassociazioni devono, fra virgolette, liofilizzare e sintetizzare un'unica proposta da poter portare al tavolo delle trattative, visto che in questo momento anche il fisco sta vessando tutte le professioni intellettuali con tutto un sistema contributivo che ormai ha portato al collasso non solo le aziende ma anche le professioni intellettuali. Quindi uno degli scopi di Confassociazioni è anche questo.